Andiamo avanti con il secondo concorrente. Viene da Trapani, Fabrizio Mazzeo. Ecco. Io sono siciliano. Vengo da un paesino piccolo, molto piccolo. Per farvi capire, dietro casa mia c'è un vaso di gerani. Lo chiamano la Pineta. Insomma, casa mia in Sicilia, abbiamo tante tradizioni, ovviamente in Sicilia. Una di queste tradizioni è quella di sposarsi con gente che viene dallo stesso paese. Solo che, no, il paese è piccolo. Insomma, negli anni si sono, no, combinati intrecci di parentele strane. Infatti, mio nonno è anche mio cugino. Abbiamo altre tradizioni, per esempio, vabbè, una famosissima. A Capodanno spariamo. Pure a Ferragosto, insomma, a Carnevale. Dipende quando serve, insomma. Abbiamo anche tradizioni belle, insomma. Ho già detto che spariamo, sì. Ma comunque quella la tradizione che ci piace di più, quella proprio che affonda maggiormente le radici nella nostra cultura, è la tradizione dei pranzi di famiglia. Che facciamo alle belle occasioni? Ad esempio quando spariamo. E a casa mia i pranzi di famiglia sono una catena di montaggio, dove ognuno ha un ruolo specifico da decenni e mai e poi mai si può uscire dal ruolo, mai. Per esempio mio zio Carmelo, no? Lo zio Carmelo accende il forno a legna e basta. Dice, dobbiamo fare il caffè. Lo zio Carmelo accende il forno a legna. Facciamo il caffè a legna, affumicato facciamo. Pure la zia Maria. La zia Maria lava i piatti e basta. Dice, ma pure se mangiamo al ristorante, la zia Maria va in cucina al ristorante e ce lava i piatti. Perché lei è gelosissima del suo ruolo, non glielo deve toccare nessuno. Mica una volta lo zio Carmelo, parlando con lei, tranquillamente, in mezzo a un discorso, gli fa... Senti, ma che fa? La vogliamo comprare una lavastoviglie? Gli è successo un bordello. La zia Maria si è incazzata, gli ha detto: lo sapevo che prima o poi questo discorso sarebbe saltato fuori. Ma perché non evade le tasse anziché rubare il lavoro a me? Insomma, alla fine hanno parlato, insomma, si sono messi d'accordo, è finita bene. Una coltellata, così qua di striscio, lo zio Carmelo, tranquillo. Insomma. Comunque. Il ruolo più importante di tutti nei pranzi della mia famiglia ce l'ha mio nonno, comprare il pesce. Anche a casa mia il pesce è fondamentale. Noi mangiamo solo pesce perché in pratica c'è il mio paesino, è circondato dal mare, cioè proprio le case sono delle palafitte. Cioè se tu la sera posteggi la macchina, la mattina non la ritrovi con la salsedine, proprio incrosta di sale la trovi. E quindi mangiamo solo pesce da sempre. Per farvi capire, da piccolo mia madre non mi dava il plasmon, mi dava il plankton. Oppure anche a scuola, no? La maestra in gita ci portava al mercato del pesce e lì ci spiegava le cose importanti della nostra cultura. Per esempio diceva, vedete bambini? Vedete quel pesce? Vedete le branchie rosse? Allora vuol dire che il pesce è fresco. E tutti, oh! Vedete bambini? Vedete quel pesce? Vedete l'occhio grigio opaco? Allora vuol dire che non è fresco. Tutti, oh! Vedete, bambini, vedete quel barile? Quello si porta sul peschereccio e serve per trasportare le armi di contrabbando. Tutti, oh! No, perché la cultura va insegnata fin da piccole, le cose giuste. Le cose giuste. Ma infatti i miei genitori ci tenevano a sta cultura del pesce. Cioè, volevano che noi figli, no, li riconoscessimo i pesci così, proprio a primo impatto, subito, pa, subito così. Solo che era difficile. E certe volte mi testavano così a sorpresa. Una volta mi ricordo, eravamo a tavola tranquilli, parlavamo. Mia madre mi fa: allora, com'è andata oggi a scuola? Che pesce è questo? Questo cos'è? Scorfano? No, è un merluzzo, ma è al cartoccio, non si vede. Vergogna, lo devo riconoscere dall'odore. Vergogna, di impunizione. Anzi, per punizione, domani vai in motorino col casco. No, mamma. Con il casco no, c'è già i miei amici, mi prendono in giro che non so sparare, per favore. No, ma fanno bene perché è importante questa cosa dei pesci. Infatti io certe volte mi mettevo a studiare i pesci di notte, di nascosto, con le fotografie. Solo che non mi dovevo fare scoprire, perché sennò facevo un'altra figuraccia. Mica una volta, di notte,
Mi è venuta mia madre, mi ha tolto le coperte e mi fa: sta studiando i pesci? No, no, mi faccio una pippa. Ah, bravo. Continua. Ma non sudare, però. No, pesce. No, sono una cosa importante. Avete presente il gioco, quello nomi, cose e città? Da noi si chiama pesci. Insomma, questo per farvi capire quanto tutti noi nati nella nostra famiglia siamo pienamente consapevoli della straordinaria importanza che è il pesce nella nostra cultura, e mai e poi mai noi ci metteremo in testa di mettere questa cosa in dubbio, in discussione, no? Ora, la mia ragazza è belga, viene dal Belgio. È la prima volta che l'ho, insomma, invitata a casa mia in Sicilia. Mia madre ha fatto un pranzo di benvenuto, così, una cosa intima, 45 persone, no? Cioè, proprio il minimo sindacale. Che mi ricordo quella volta mio nonno si è presentato col pesce spada, intero, vivo. Io quando è arrivato gli ho detto: nonno, è pesce spada, sta posteggiando. La mia ragazza è rimasta sconvolta, come quando io ho scoperto che i peperoni in natura nascono vuoti. Ripieni il tonno. Comunque, quella volta è andata così. Insomma, eravamo lì 7 minuti. Cioè, insomma, quella volta eravamo seduti a tavola. Sto pranzo, sta a tavola lunghissima. Eravamo pieni, non ce la facevamo più, distrutti dal cibo. Poi erano le 6 di pomeriggio, no? Insomma, finiamo gli antipasti. Passa la zia Maria, va dalla mia ragazza e le porta la carriola con le triglie. La mia ragazza guarda le triglie. Le triglie guardano lei. Lei guarda mio nonno. Le triglie guardano mio nonno. Insomma, in questo momento di impasse interviene la zia Maria, va dalla mia ragazza. E la zia Maria riesce a riassumere secoli di cultura siciliana in una parola. Le dice: mangia. E la mia ragazza la guarda e le fa: no grazie, non mi piace il pesce. E la zia Maria sviene. Pum! Mio cugino piccolo inizia a piangere. Gente che scappa. Da lontano si sentono degli spari. Era Capodanno. A un certo punto, dall'altro lato del tavolo, da lontano, cioè tavolo lunghi, da lontano, così lontano che c'era un altro fuso orario, si alza lo zio Carmelo, si avvicina e dice: minchia, è morta la zia Maria. Domani compriamo la lavastoviglie, eh? Grazie. Fabrizio Mazzeo, hai sentito gli spari? È festa, è festa. Eravamo pronti, eh?